Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Allora, dobbiamo parlare di una situazione un po', devo dire, particolare che si è creata negli ultimi tempi. Diciamo che quando si parla di giovani talenti, si parla di tante situazioni che potrebbero cambiare in realtà anche basandosi sulle visioni. Nel senso, noi siamo una squadra che negli ultimi tempi sta avendo, insomma, la possibilità di lanciare dei giovani per una squadra, vuoi un po' per scelta, vuoi un po' per situazioni di infortuni, ma ci sono delle situazioni che hanno poi effettivamente portato i nostri giovani talenti dell'Under 23 ad avere un ruolo di rilievo in prima squadra. E nonostante i soliti nomi, insomma, Fagioli, quelli che avete visto, Ealing, eccetera, eccetera, c'è un altro nome che in realtà è stato lanciato in prima squadra pur non avendo un minutaggio di livello e potrebbe in realtà lasciare la squadra perché c'è una squadra interessata a lui per quanto riguarda il prestito. Io vi dico già che questo. Allora, ti dico una cosa. Allora, io ti dico che dirò delle cose molto forti all'interno di questo video su questo ragazzo. Non cose negative, ma cose comunque abbastanza chiare perché voglio essere chiaro, ragazzi. Quindi vi dico già che non sarà semplice parlarne. Sto parlando di Sule. Prima, ovviamente, di iniziare, come al solito, ragazzi, io volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti. Quindi, se vi va, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete like al video e attivate la solita campanellina delle notifiche. Non fate gli interisti, ragazzi, mi raccomando, questa è una cosa veramente molto importante. Non vi dimenticate questa cosa, perché se voi vi iscrivete al canale ma non attivate la campanellina delle notifiche, praticamente non ricevete i video. Quindi è molto importante. Trovate OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis, ragazzi, quindi ve la lascio io. E poi trovate ovviamente, ragazzi, anche i miei social, quindi se vi va, seguitemi sui social network. Allora, tanti talenti dell'Under 23 ho visto negli ultimi tempi, ne ho visti tanti, ne ho analizzati tanti, ho avuto modo di vederli tanti. Sule sicuramente è un grande talento. Ha delle buone qualità, ha una buona capacità tecnica, tutto quello che ti pare. Però, arrivato a un certo punto, è stato provato in prima squadra perché lui fa parte della prima squadra e comunque l'allenatore l'ha proprio messo in prima squadra. Ma a differenza di altri giocatori della sua generazione che hanno trovato spazio alla Juventus, lui non ha trovato quello spazio che ci si aspettava potesse trovare. Allora, io ti dico una cosa su Sule. Su Sule c'è l'Empoli. Cioè, loro hanno chiesto informazioni, hanno detto: guarda, a noi piacerebbe prenderlo da qui fino a fine stagione, fargli fare un tot insomma, di presenze, farlo giocare nel calcio che conta. L'Empoli è una squadra vivace, una buona squadra. Secondo me, per Sule, per quello che lui deve fare, è anche una squadra di buon, insomma, sicuramente che lo può aiutare ad esprimere, lo può aiutare a giocare, eccetera, eccetera. Mi domando tutto quello che dicono gli altri di questa cosa, perché ho notato che Sule è stato preso e messo un po' su, nel senso rispetto al livello. Fagioli e Ealing e Mirì hanno dimostrato, con poco anche a disposizione, cioè con pochissimi minuti a disposizione, di essere validi. Fagioli l'ha dimostrato entrando contro il Lecce, segnando e poi è stato promosso titolare. Ealing, faccio un esempio su Ealing, è entrato col Benfica, ha fatto due assist, è entrato con Lecce, ha fatto un assist. Sono ragazzi che quel minutaggio che inizialmente era basso lo hanno preso e lo hanno sfruttato bene ed è per questo che oggi sono dei ragazzi che attualmente vanno inseriti in prima squadra perché hanno preso il tempo che avevano sfruttato bene. Sule, quando è entrato, non ha dato ancora quel livello lì, cioè non ti ha fatto capire ancora che lui valga la prima squadra, cioè ti ha fatto vedere che ha delle buone qualità, che ha dei buoni, insomma, piedi, che ha una buona tecnica. Però per ora, io ti sto dicendo per ora, non ho visto in Sule quel talento che io volevo vedere. E non perché Sule non è bravo,
ma perché ci sono dei giocatori che sono pronti per la prima squadra, quelli che avete visto, e delle persone che hanno bisogno di un po' di tempo in più. Ok? E allora, quando tu mi dici che Soulé a Genoa può andare all'Empoli, io ti dico, fino a fine stagione, il prestito all'Empoli gli fa bene. Non è perché uno lo vuole far fuori o perché non crede in Soulé. Ma è perché io so che rientreranno Chiesa e Di Maria, so che all'interno del nostro attacco ci sono dei soggetti che sarà difficile sostituire, so che Sule da qua a fine anno se la passa in panchina se non va all'Empoli. Questo non vuol dire cedere Sule. Questo vuol dire fare un prestito secco, cioè prende il giocatore e dire vai in prestito all'Empoli fino a giugno. Ovviamente l'Empoli dalla parte della squadra deve garantire un minutaggio decente al ragazzo. Che se io prendo Sulè, lo porto all'Empoli e Sulè deve sedersi in panchina all'Empoli e non giocare mai. Io ti dico, a sto punto, se devi stare lì fermo, stai qua e ti alleni con noi. Ok? Ma a 19 anni, Sule c'ha bisogno di giocare. Ok? Togli il caso di Ealing e il caso di che comunque è stato qui nella primavera, poi è stato in Under 23, eccetera, eccetera. Ma Fagioli, quando è stato portato qui in prima squadra, 2 anni fa, quando c'era Pirlo sulla panchina, Pirlo non lo faceva giocare mai. Mai, non lo faceva giocare mai. L'ha fatto giocare 2 partite in un anno perché non era pronto, secondo lui. E quindi l'hanno dato in prestito alla Cremonese. Alla Cremonese in Serie B, questo ha fatto un anno da titolare, è rientrato. Allegri l'ha visto, ha detto: sì, guarda, secondo me può stare qua. Quindi è inutile che lo date in prestito, lo fate rimanere qua. E adesso fa parte della prima squadra. Fa parte della prima squadra, ma si è fatto un anno di prestito alla Cremonese, che gli è servito, perché alla Cremonese ha trovato una squadra che gli ha dato fiducia e è potuto crescere. Io su lei lo vedo un po' così, cioè lo vedo uno che ha bisogno di una squadra che gli dia fiducia. Ovviamente questa squadra che gli dia fiducia, raga, non può essere la Juventus di oggi, a meno che su lei nella prossima partita non fa come ha fatto Fagioli, entra e segna. Fa una prestazione talmente bella, talmente fantastica, che comincia a farsi vedere per adesso, quando è entrato in campo, con quei pochi minuti a disposizione. Io Sule non l'ho visto da prima squadra. Cioè, lo vedo che è un buon talento, noto che sia un grande giocatore, ma non lo vedo da prima squadra attualmente, perché credo che lui non abbia ancora la base per giocare qua. Poi, se Sulè va all'Empoli in prestito a giugno, rientra alla Juve e lo vedi che è migliorato, che ha migliorato, allora che te frega a te? Te lo fai stare in prima squadra? Perché è un grande talento, ma attualmente per come stanno le cose, io non ti posso dire: oh, guarda, io lo vedo proprio uno da prima squadra che lo metto titolare come metto titolare un Fagioli, per dire. Che io mi fido di Nicolò adesso perché ho visto quello che sa fare. Di Sulè non l'ho ancora visto. Quindi, questo prestito all'Empoli secco, ripeto, secco, quindi niente riscatti, niente, niente, può servire al ragazzo che fa esperienza. Può servire al ragazzo per fare esperienza. Poi, se il ragazzo, dopo l'esperienza che lui ha avuto all'Empoli, rientra qua e tu lo vedi che è migliorato, che ha avuto un upgrade, che è stato più sicuro, che allora lì dici no, dici no, 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 guarda, non andare via, rimane qua in prima squadra, anche perché diciamoci la verità, va bene, in Under 23 è inutile che stia. Vabbè, lui potrebbe anche starci in Under 23, però tu mi devi capire, noi abbiamo capito che lui in Under 23 sa fare. Ok? Ora, per capire sto tizio quanto vale, bisogna metterlo in un contesto più alto. È inutile che io gli faccio continuo a far giocare in Under 23
Cioè, beh, gioca under 23 e gioca bene, ma io lo so che gioca bene in under 23, non c'è stato bisogno di Sule che me lo diceva. Si vede che Sule è bravo in under 23, ma un conto è giocare nell'under 23, un conto è giocare in prima squadra la Juve. C'è chi ha bisogno di un qualcosa in mezzo, perché evidentemente non è proprio. Perché, raga, è entrato più volte, io l'ho visto, e ha delle buone qualità, però non mi ha fatto vedere cose straordinarie come me l'hanno fatto vedere gli altri. Quindi, chi l'ha detto che lui non può andare in prestito per mezza stagione? Cioè, sta a parlare di mezza stagione. Va lì, fa le sue presenze, il suo gioco, il suo modo di fare e gioca. Poi è giù. Se rientra. Allora, se lui rientra bene, dice: oh, ma che me frega, io me lo tengo in prima squadra. Deve essere un ragazzo che deve avere comunque un contesto diverso. Perché può essere pure che quello va all'Empoli e diventa il nuovo, che ne so, un giocatore forte che vi piace, un giovane, giovane, diventa il nuovo Mbappé, per dire, sto dicendo una cavolata, eh. Però, capito qual è il discorso? Può essere che lui, in un altro contesto, avendo anche meno sbatti, si dice dalle mie parti, cioè meno peso, meno. Cioè, avendo un pochino più di libertà mentale, dice: vabbè, sto lì, no, gioco, scherzo, rido, mi diverto, eccetera, eccetera, in un contesto che mi permette di farlo. Perché le qualità su di ce le ha, ma da qua a mantenerlo in prima squadra e non farlo giocare mai, non c'ha senso, perché tanto con Di Maria e Chiesa non giocherà mai. Cioè, giocherà poco. Questo gli dico io. Giocherà poi dipende da lui. Può essere pure che Solé rimane qua e fa una stagione clamorosa. Questo diventa il nuovo fenomeno, il nuovo campione della squadra. Attualmente, per come stanno le cose, il prestito, secondo me.